Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andrò a farvi vedere il test di un nuovo coltello che ho fatto, un prototipo. Andremo a vedere insieme di che cosa è capace. Ve lo faccio vedere nello specifico. Ho fatto un piccolo fodero in Kydex molto semplice. Ok, qua c'è un fire steel, tanto per. L'asola per la cinta posteriore è ricavata sempre da un unico foglio di Kydex, come vedete. Andiamo ora a farvi vedere il coltello. Il coltello è fatto di D2, temprato a 60 HRC, spessore 5.4 mm e manico in micarta verde-nera e pin in ottone, tubicino in ottone. Ora, la forma del coltello che sono andato a disegnare ha delle specifiche che ho pensato per il bushcraft. Questa parte qua sul manico che vedete, dove c'è questo ricasso che si abbassa rispetto al dorso, è stato fatto perché nel momento in cui si va a fare le azioni di chopping serve a dare un minimo più di spazio per evitare ogni, diciamo, rottura eventuale della micarta nel manico. Questa parte qua è essenzialmente decorativa, ma verrà utilizzata anche per un discorso di fire steel, per andare ad accendere il ferro rod. La parte sopra l'ho invece leggermente qua smussata, la parte più verso la punta, ma è proprio leggermente smussata per evitare di avere un filo troppo tagliente poi nelle azioni di impatto con il legno. È un semi full flat. Come vedete qua, il filo ha uno spessore di almeno 1,5 mm e è molto alto rispetto a quello che è un filo classico. Il filo è convesso e l'ho fatto in questa maniera perché volevo che avesse delle doti di resistenza al taglio altine. Questa parte qua, questo choil, in realtà può essere utilizzato comunque come sede per l'accensione del ferro rod o del fire steel. Per il resto, classico manico da bushcraft, niente di eccezionale. Andiamo a provare e a testare il nostro coltello. Prima di partire con i test veri e propri, i test, diciamo, da campo, andiamo a fare il primo test, che è il test di taglio, e lo andiamo a rifare alla fine per vedere cosa è successo. Taglia molto bene. Andiamo a fare il primo test di taglio sul muraletto. Questo muraletto è un 5 cm per 3. Primo test sul muraletto positivo, non ci sono segni assolutamente sul filo, per ora tutto a posto. Andiamo con il prossimo test. Andiamo a provare un po' di buttoning su questo è un castagno, ormai penso sta qua da qualche mese. Che cazzo di idea del cazzo prenderla lì? Proprio il nodo fuori è preso. Eccolo che c'è.
Ok, sono andato un po' sul nodo, così il coltello poteva essere un po' più brutalizzato. Ancora niente, io non vedo nessuna cippatura sul filo, tutto sembra a posto. Andiamo a fare ora dei feather stick. Tutto sommato direi che lavora molto bene, come potete vedere qua lascia proprio il legno molto molto pulito. Ovviamente non è un coltello super comodo per le dimensioni per fare un feather stick, però sicuramente ve lo permette di fare. Andiamo a fare un altro test, fare un test di spacco. Questi muraletti, sei. Ok, poi voglio fare un ultimo test. Fare un test di spacco su un olivo fresco, appena potato. Andiamo a fare un altro test per vedere come funziona sul Fire Steel. Lo proviamo sia qui dove è il choil, direi che va ottimamente, e lo proviamo anche qua sul dorso. Anche qua dove è un po' smussato, ma va uguale. Andiamo a rifare il test di taglio sulla carta e vediamo cosa succede. La parte, diciamo, che è stata sottoposta al lavoro più violento, diciamo che ha perso un po' il filo, ma non proprio le capacità di taglio. Ora andiamo a fare poi un'inquadratura sul filo. Vi volevo far vedere il filo che non ha cippature, non ha nessun tipo di danni particolari. Ovvio che ha perso, insomma, la capacità di tagliare un foglio di carta così come faceva prima, ma insomma il coltello è ancora sano, integro, non c'è nessun segno di rottura, niente. Direi che il test è andato più che bene. Bene ragazzi, grazie di aver seguito il mio canale, il mio test, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram. Ciao a tutti!